Nuovo ingrediente, la barba bietola cotta. Gli occhi con la barba bietola. Prendiamo della barba bietola cotta, tagliuzzata per lavorare meglio, e vediamo se riusciamo a farla passare attraverso lo schiacciapatate. Non è importante che ce ne sia molta, perché facciamo il nostro salciciotto, e come vedete ha preso il colore della barba bietola cotta. Come prima, facciamo sempre più piccolo. È importante sempre aggiungere farina, perché se no non tiene. Eccoci qua. Importante la farina, perché aiuta ad amalgamarsi e aiuta a tenere. È un piatto molto semplice e, come vedete, ha preso il colore della barba bietola. Abbiamo fatto ancora una variante con dei pezzettini di barba bietola cotta. Verranno dei gnocchi un pochino più grandi. Questi bisognerà farli cuocere non bollendoli, ma a vapore, se no si sfalderanno troppo.